Comes the music. Electric Lara. Anche questa sera, sempre Santiago al microfono, sempre Electric Lorem, il programma radiofonico delle 23.45 su Radio Città del Capo. Electric Lorem questa sera ha portato un po' di ospiti in radio. Mi sentite, vero? Da là. Intervisterò appunto, cercherò di capire chi avremo dall'altra parte del studio. Electric Lorem si occupa di musica elettronica fondamentalmente, ma in queste giornate di inizio di radio diciamo che in realtà si sta occupando di degli eventi che in questo periodo stanno calendarizzando Dinamo, appunto. Sono tutti eventi che sono partiti appunto proprio ieri, mercoledì, e si ripeteranno per tutti i mercoledì di tutto il mese di ottobre. Il progetto si chiama Disclose. In questi eventi Electric Lorem non farà altro che presentare degli artisti che faranno sempre musica elettronica inerenti con il progetto Electric Lorem, ma nello stesso tempo porterà delle mostre, esposizioni, installazioni e comunque tutto quello che ruota intorno all'arte in qualche modo.
Quindi niente, io vi farei ascoltare un altro po' di musica, poi magari ritorniamo in trasmissione e parliamo con gli ospiti che abbiamo qui in regia. Island underneath the palm trees, you can leave your worries. Listen to the waves, let them wash away your pain. Appunto con questi ospiti che abbiamo in radio, che li tengo ancora un po' nascosti prima di partire con le domande e intervistarli, passeremo anche un podcast che appunto ascolteremo qui in radio, composto da due ragazzi toscani che si chiamano Stefano Ramalli e Alessio Gioffredi, aka Gold Street, il loro duo. È un duo toscano, loro diciamo che hanno questa armonia nelle musiche, anche se fondamentalmente il loro set è formato e costruito su cassaportante e suoni che comunque accompagnano tutto quello che è il contesto della loro creazione musicale. Il loro genere va dall'EDM all'electro, ma ha anche tante sonorità ambient. Parlando un po' del loro percorso, possiamo dire che comunque loro quest'anno, diciamo nel 2014 anzi con esattezza, hanno fatto uscire il loro primo album con Elastica Records, che è sempre un'etichetta toscana, e il loro album si chiama Only Circle. Se volete ascoltare nei prossimi giorni, o comunque prendere un appunto proprio degli artisti e ascoltare ancora della loro musica e comunque approfondire il discorso, potete andare sul loro SoundCloud, che è soundcloud.com/goldstreet, oppure cercarli su Facebook, sulla loro pagina Facebook, che comunque è sempre Goldstreet Official. Ascoltiamo ancora un po' di musica e poi passiamo alla presentazione degli artisti. Don't stop.
Torniamo in studio, sempre Radio Città del Capo, sempre Santiago al microfono e finalmente svegliamo gli ospiti nella saletta. Forse c'è stato qualche problema tecnico e sono partiti dei pettegolezzi, non lo scoprirò, no, sto scherzando, era giusto per allarmare le ospiti che abbiamo nella saletta. Comunque, se per caso dovesse essere mai successa una roba del genere, avvisateci, c'è un numero di telefono, magari dove lo lasciamo. Vedo delle bruttissime facce dall'altra parte, comunque preoccupate. Allora, qui in studio questa sera abbiamo Vanessa Dupré e Paola Dell'Eva, aka Alice Blom. Loro mercoledì prossimo verranno a Dinamo per presentare, appunto, nel suggestivo spazio di Dinamo, presenterà la sua collezione di capi sartoriali dedicati all'essere umano e alla sua unicità. Immergendovi in questo spazio potrete toccare con mano le sue creazioni, accompagnate dalle immagini della fotografa di fine art Vanessa Dupré, che ha interpretato abilmente lo stile della fashion designer creando ambientazioni dreaming. Allora, partendo appunto da questa presentazione meravigliosa, io parto subito con la prima domanda. Innanzitutto vorrei sapere come state. Bene, nonostante l'orario, bene. Perfetto, perfetto. Questo è fantastico e questa cosa mi rallegra tantissimo. Allora, io ho saputo, ho scoperto delle vostre collaborazioni, so che adesso appunto ci sarà questa mostra, sono curiosissimo di vedere appunto, di vedere anche i capi di Alice Blom. Volevo appunto chiedervi inizialmente come è nata questa collaborazione, cioè chi parte? Allora, intanto mi presento, io sono Paola Dell'Eva e il mio progetto si chiama Alice Blom Sartoria e appunto faccio collezioni di vestiti uomo, donna, unisex e ho conosciuto Vanessa tra una mossa di Pilates e esatto, ci siamo conosciute e conoscendoci abbiamo visto un po' le cose che facciamo, quindi lei ha visto le nostre piccole creazioni. Perfetto, perfetto. Questa cosa mi incuriosisce molto infatti non vedo l'ora di passare, anche perché io quella sera suonerò anche, quindi di conseguenza sarò ben felice di stare con voi e comunque partecipare a questo evento insieme a voi. Io partirei con appunto delle domande subito a Paola. Va bene, sei okay. D'accordo? Ok. Prontissima. Dai, grandissima, questa cosa mi rallegra. Volevo sapere, Paola, come nasce il tuo progetto? Allora, il progetto è nato qualche anno fa. La passione invece per i vestiti, del creare le cose manualmente, nasce da quando ero veramente molto piccola. Mi sono sempre divertita molto appunto a fare cose manuali, questa è principalmente, e poi sono stata molto influenzata dalla mia babysitter, visto che era una sarta e mi faceva giocare con i tessuti, quindi da lì ho iniziato un po' per gioco, poi crescendo ho fatto dei corsi per imparare veramente a cucire, tra l'altro un corso molto molto bello a Reggio Emilia che usa il metodo Maramotti della famosa appunto azienda Max Mara, e lì ho conosciuto
l'insegnante bravissima che continua a collaborare con me, molto giovane, perché comunque già a 21 anni insegnava in questa scuola e ha insegnato a me, io ne avevo solamente 17, e da lì ho iniziato a giocare e a fare tante cose. Poi, quando sono stata un pochino più grande, mi sono trasferita a Londra e ho visto che c'erano moltissimi stilisti emergenti che si proponevano e che c'era la possibilità di proporsi in qualche modo in vari spazi, in varie dimensioni. Quindi ho detto perché no, è una cosa veramente bella, mi piace farla e così è stato. Mi sono proposta a Londra subito nei mercati, comunque ci sono dei mercati bellissimi dove appunto si trovano molti stilisti emergenti, cose particolarissime. Ho visto che sono piaciute le mie cose, ho iniziato con cose piccoline, accessori, t-shirt, eccetera. Poi ho provato anche a Berlino, mi sono divertita molto un po' a girare qua e là, a provare a vedere la reazione delle persone. Poi ho deciso di continuare in Italia e così è stato, insomma. È, diciamo, un'esperienza molto lunga che comunque alla fine ti ha portato a... ad appassionarti, ad avvicinarti appunto a quello che tu fai, a crederci veramente e quindi poi di portarlo fuori e sì. di farlo. Hai delle lavorazioni particolari dei tuoi abiti? Vuoi raccontare un po' ancora a chi non ha visto appunto che... Allora, posso dire che io mi ispiro moltissimo ai classici perché mi piace l'eleganza dei classici, mi piace moltissimo il vintage, quindi mi ispiro a questo. Però rivisto, perché comunque a me piace anche molto inventare, quindi pur prendendo ispirazione da delle cose molto classiche, in realtà ho creato tutte delle forme nuove con delle linee minimal che credo che siano molto più attuali adesso, però si sente un po' sempre questo sapore un pochino vintage. E un'altra cosa per me molto importante sono i tessuti, quindi quello che caratterizza, diciamo, le mie collezioni sono sia le forme sia i tessuti. Faccio una grandissima ricerca di tessuti che possono essere tessuti classici, comunque sempre molto belli, con dei materiali di alta qualità, oppure mi piace sperimentare con tessuti nuovi, molto attuali, come il neoprene o comunque insomma tutti i tessuti tecnici che adesso vanno di moda, e soprattutto è bello sperimentare, giocare e proporre cose nuove, insomma. Quindi diciamo che il tuo è anche un percorso di ricerca, no? Sì, quindi assolutamente. Fai molta ricerca per appunto trovare i tessuti adatti per poi adattarli a quello che tu realmente fai. Sì, come ricerca, sperimentazione sia nelle forme che nei tessuti, quindi vedere la forma più adatta per quel tessuto e viceversa. Okay. E poi sì, mi piace molto anche provare a giocare un pochino con l'uomo, la donna. Ho creato questa collezione unisex, quindi ho messo un po' insieme il tutto, e così che tutti si possano scambiare tutto e vestirsi un po' come gli pare. Questo per me è molto importante. Bene, se dovessi in qualche modo, non lo so, raccontare in due parole giusto un capo che potremmo trovare a Dynamo la serata appunto di mercoledì. Adesso per questa serata uno dei più particolari che... Allora, in questa serata ci saranno c'è la collezione autunno-inverno, e diciamo che sicuramente i pezzi forti della mia collezione sono molti cappotti sia da uomo che da donna, sono le cose che piacciono di più in assoluto. Poi ci sono anche tante altre cose molto carine secondo me, però sì, direi che i cappotti con queste forme comunque appunto molto minimal, però che richiamano magari un pochino le cappe classiche di una volta, anche i cappotti da uomo sono comunque, hanno delle linee molto semplici, però appunto ho giocato coi tessuti così, quindi hanno anche uno stile particolare, secondo me sono molto interessanti. Bene. Modestamente. Bene, visto che accanto a te c'è Vanessa e comunque collaborate insieme, no? Io volevo fare anche delle domande a Vanessa un po' per approfondire anche il suo percorso, no? In qualche certo. modo. La prima domanda che ovviamente mi viene da farti è: in che modo ti sei avvicinata alla fotografia? Qual è stato il momento in cui ti sei appassionata? La prima volta che ho preso una reflex in mano e che ho fatto un corso
di fotografia era quando avevo 15 anni, quindi la passione c'è sempre stata. Poi studi diversi, passioni diverse, lavori diversi mi hanno portato da tutt'altra parte. Infatti mi sono specializzata in video ed ho lavorato per parecchi anni come videographer e come video producer. Da circa 2 anni ho ripreso in mano la professione di fotografa molto più dettagliatamente, certo. Diciamo, adesso è diventato il mio lavoro principale, anche, e non penso proprio di tornare indietro, perché comunque riesco ad esprimermi con la fotografia in un modo completamente diverso di come mi esprimo con il video, quindi non credo che ritornerò al video, ma andrò avanti con la fotografia. Ottimo. Il percorso di studi che hai fatto qual è stato? Io paradossalmente ho una laurea in storia, quindi non c'entra assolutamente niente. Dopo la laurea in storia invece ho preso un master in multimedia e communication all'Academy of Art University di San Francisco, e da lì proprio diciamo che San Francisco più o meno ha creato tutta la mia fase creativa principale, che poi mi ha portato oggi comunque al mio stile. Certo. Il mio stile fotografico. Ho capito. Non lo so, una delle esperienze comunque più rappresentative che ti hanno... Come appunto detto prima, ho avuto la fortuna di lavorare molto all'estero, appunto a San Francisco in California, ma anche in Messico, dove c'è una galleria d'arte che mi rappresenta negli ultimi anni. Infatti sono stata ultimamente lì per 2 mostre. Da lì ho potuto creare molti contatti e creare anche un buon portafoglio. Da lì, come fanno un po' tutti i fotografi oggi, per andare avanti ho partecipato a vari concorsi fotografici. Fortunatamente ho avuto qualche soddisfazione, perché sono riuscita a vincere un concorso con Sidmi, e quindi ho avuto una piccola esposizione al Louvre, sarei abbastanza contenta della cosa. E lo scorso mese, finalmente, una cosa che volevo raggiungere da molto tempo è stata la pubblicazione delle mie foto su Vogue, perché comunque io sono specializzata in portrait e in fine art, come dicevi tu prima, però adesso la mia strada, anche soprattutto le situazioni lavorative, mi portano anche molto più sul fashion, ed appunto anche la collaborazione con Alice Blom. La collaborazione nasce spontanea, no? Come si... Esattamente, diciamo che ci siamo incontrati nel momento giusto. Bene. Siete felici di collaborare insieme? Domanda un po'. Sì, beh, assolutamente. Ci facciamo un sacco di risate anche, sì, che è fondamentale. Non vi odiate, quindi? No, assolutamente. Anzi, è molto divertente. Sì. Sì. E poi parte comunque da una grandissima stima, quindi... Assolutamente. Quindi già questo sarà sicuramente una collaborazione che andrà avanti, perché poi ripeto, i suoi abiti stanno perfettamente, la camera li ama, vengono perfettamente in foto. E i miei abiti amano le sue foto, perché io veramente tutte le volte che le vedo svengo, cioè non mi sembrano vere, tanto sono belle, sono stupende. Questa cosa che vi state raccontando, e che comunque chi la sta ascoltando credo che comunque in qualche modo incuriosisca, no? La vostra collaborazione così, così bella, appassionale, in qualche modo credo che sia poi un lavoro finale veramente esplosivo, io verrebbe da dire. Quindi a questo punto non rimane altro che dire ci vediamo mercoledì da Dinamo, mercoledì 14. Assolutamente, vi aspettiamo tutti quanti. Esatto. Prepareremo qualcosa di molto particolare, quindi... Sì. Vi aspettiamo. Le ultime domande, così volevo sapere se in caso volessi cercarvi su internet, un sito, una mail di contatto, robe del genere. Certo, io ho il mio sito personale dove potete trovare tutte le mie informazioni più il portafoglio, che è appunto vanessadupre.com. Altrimenti vabbè, ci sono tutti i social network, ma naturalmente potete ritrovarli tramite il sito. Bene. Per quanto riguarda me, il mio sito è in costruzione, comunque ancora si può già vedere qualcosina, ed è www.aliceblomsartoria.it. E si legge aliceblomsartoria.it. Se no, mi trovate su Facebook come Alice Blom Sartoria. Bene. Se volete già scuriosare un pochino di foto o qualcosa, infatti si vede, c'è già qualche anteprima. Infatti io l'avevo chiesto proprio per questo motivo, per i più curiosi, no? Perché sì, magari c'è sempre il pettegolo di turno che vuole vedere prima di... niente ragazzi, io vi ringrazio a questo punto. Ma grazie a te per l'ospitalità. Grazie alle tre Clorem, grazie a Dinamo che ci ospiterà mercoledì. Bene. Mi raccomando,
vi vorrei ricordare che potete ovviamente provare i vestiti quando verrete a trovarci, oltre a guardare le fotografie ci sarà anche l'esposizione proprio dei vestiti, certo. Si possono provare, si possono ordinare, si possono fare tante cose e quindi vi aspettiamo con gioia. Noi siamo lì a rispondere a tutte le domande che volete. Bene. Grazie ancora tantissimo. Volete aggiungere qualcosa? Dei saluti a casa? No, vogliamo soltanto risottolineare, ci vediamo mercoledì. Dai, no, stavo scherzando. Niente, dai, ci vediamo mercoledì, ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo in studio. Grazie, ciao.
Allora, come dicevo prima, ascoltiamo come sottofondo un set di Gold Street, duo toscano formato da Stefano Ramalli e Alessio Gioffredi. Loro sono un duo veramente molto particolare. Io li ho scovati su internet ascoltando il loro SoundCloud e sono rimasto affascinato veramente dalle loro sonorità e produzioni. Adesso tra qualche minuto proveremo a fare un collegamento telefonico e a cercare di intervistare appunto Alessio, uno dei del duo, uno dei ragazzi che comunque forma il duo del Gold Street. Come dicevo prima, loro hanno prodotto un EP per Elastica Records che si chiama Holy Circle, e il loro SoundCloud, appunto lo ripeto, è soundcloud.com/goldstreet. Diciamo che loro, come tanti artisti che comunque sono passati per Electric Lorem, hanno appunto prodotto per Elastica Records. Elastica Records è un'etichetta veramente aperta ad ogni, spazia molto nel suo genere musicale ed è molto aperta appunto in questo. Si occupa soprattutto di bass music, ma in realtà abbraccia anche molti altri progetti. È qualitativamente un'etichetta veramente molto 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 valida. Gli artisti che sono passati da questa etichetta, nonché anche dal nostro programma in passato, sono Bangalore, Andy Pop e adesso Gold Street. Noi siamo molto legati a questa etichetta ed è Elastica Records grazie di esistere. Volevo ricordare anche, quindi esco un attimino fuori da quello che è il contesto Gold Street, che nella serata di mercoledì, oltre a Elis Blob Sartoria e Vanessa Dupré, ci sarà un altro ragazzo a fare un'esposizione. Lui si chiama Axel Zani e il suo nome d'arte è appunto ZWOX. Ha uno stile veramente molto particolare, quindi io vi consiglio di venire a vederlo perché veramente rimanete scioccati. E oltre a questo, oltre appunto a queste performance visive, ci saranno anche i The Chunk Project, ormai conosciuti nel progetto Electric Lorem, che comunque verranno a deliziarci con uno dei loro live, sempre molto 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 dinamici e strepitosi. Niente che aggiungere, ascolteremo un po' di musica e proviamo a fare questo collegamento telefonico sperando che tutto vada in fine. A dopo. Talk about Papa doing some storefront preaching. Talk about Papa doing some storefront preaching.
siamo ritornati in onda, sempre Santiago al microfono, e molto probabilmente ci dovrebbe essere Gold Street. Non ci si sente, Santiago. Non mi senti? Adesso no. Mi senti? Parla un attimo, scusa. Non ci sentiamo. Cioè non ti si sente fuori in radio. Ah, ok, fantastico. Vai. Senti, ora è partito. Allora, ritorniamo in studio, c'è stato un piccolo problemino con i collegamenti, Alessio mi sentiva un po' in ritardo, credo. Tu in questo momento mi senti bene, vero Alessio? Perfettamente. Perfetto, allora io ti consiglierei di abbassare lo streaming che tu hai, così non creiamo problemi di ferite e robe del genere. Assolutamente, okay. Già fatto. Ok, tiro su un po' di volume di musica come sottofondo che ci sta sempre in qualche modo. Niente Alessio, come va? Tutto bene, perfetto. Sono reduce da una session in studio, va da solo. Ah, la grande. Con un po' di nuovo materiale da sperimentare. Fantastico. Tutto fantastico. Bene, è stata una piacevole serata. Guarda, io sono innanzitutto felicissimo di riuscire a fare questo collegamento con te. Mi sarebbe piaciuto tantissimo averti in studio e fare delle gran chiacchiere qua, però in realtà. Fortunatamente si sono i telefoni, perché farti venire dalla Toscana fin qua sarebbe stato un casino. Però dai, magari la prossima volta faremo assolutamente sì la trasmissione in live qui in radio. Allora io adesso non lo so, vuoi partire tu, vuoi raccontarti tu, vuoi raccontare un po' il tuo progetto? Voi siete un duo, io parlo solo con te perché so che il tuo socio è da qualche parte, non lo so dov'è. Sì, Stefano al momento si è trasferito momentaneamente a Londra per cercare di lavorare. Lui è un grafico e compone anche delle colonne sonore per una serie di video sempre relativi appunto al fashion, quindi magari ci ricolleghiamo anche un po' con quello di cui parlava la ragazza prima. Fantastico, fantastico. I ragazzi con cui collaborava erano appunto di Londra, e quindi ha pensato fosse una buona idea raggiungerli per lavorare direttamente insieme a loro, ecco. Ok. Ti manca un po'? Certo. Soprattutto in queste serate, sì, è sempre bello lavorare in più persone proprio per il confronto che ci può essere in ambito compositivo, ecco. Certo, immagino. Poter condividere dei pareri è sempre una cosa redditizia nella composizione, credo. Ma vi sentite su Skype, vi scambiate progetti? Costantemente, sì. Ah, praticamente siete sempre collegati, siete lì. Come due fidanzatini ci sentiamo una volta al giorno, una volta ogni due giorni, sì, per coordinarci un po' soprattutto sulle nuove cose da fare, ecco. Immagino. I progetti futuri. Ok. Io volevo iniziare subito con appunto il raccontare il vostro progetto, cioè come nasce, come vi siete conosciuti, non lo so, come avete iniziato a collaborare, queste robe qui. Allora, il nostro progetto nasce nel gennaio del 2014, fondamentalmente nasce per la volontà di entrambi di cercare un attimo di distaccarsi da quello che era sempre stato il nostro contesto, ovvero un contesto fatto di gruppi rock. Entrambi abbiamo avuto un sacco di esperienze per diversi anni, abbiamo girato tanto, però avevamo voglia insomma di sperimentare qualcosa in ambito elettronico, e così abbiamo iniziato a trovarci sempre più spesso e alla fine abbiamo deciso insomma di creare questo progetto. Adesso la volontà futura è quella appunto di incrementare questa collaborazione, cercando appunto di dargli più seguito. Ho capito, quindi siete sempre in costante movimento e cercate sempre di approfondire quello che comunque è il vostro percorso in qualche modo, giustamente. Certo, perché dopo tutta l'esperienza avuta appunto Stefano, quindi suonava la chitarra in alcuni gruppi hardcore, poi è passato al basso in gruppi già più tendenti all'elettronica, okay. Mentre invece io ho sempre suonato la batteria,
e quindi il confrontarsi con il ramo della musica elettronica ci ha permesso comunque sia di percepire fin da subito quanto ci sia spazio all'intuizione e alla sperimentazione in questo settore, e quindi fin da subito siamo stati molto produttivi e al tempo stesso molto piacevolmente coinvolti in pomeriggi interi trascorsi in sala a sperimentare su nuovi suoni e nuove trame ritmiche e via dicendo. Certo, per fare una battuta su questo mi verrebbe da dire siete i peggiori fidanzatini a quanto pare. Esatto. Dai. Non lo so, per fare i vostri live o le vostre performance in generale, usate un'attrezzatura in particolare? Avete delle strumentazioni? Volete appunto raccontare che tipo di strumentazioni avete? Certo. Allora, come strumentazione al momento ci basiamo principalmente su dei controller che si interfacciano con Ableton, quindi sono dei controller che ci permettono, diciamo, di modulare quelle che sono le tracce che sono già state editate in studio ma che vengono logicamente modulate in fase di live. Certo. Volendo progredire proprio sotto questo profilo, riuscendo ad essere magari ancora più analogici nei nostri live, vorremmo in futuro integrare il live attuale con magari anche delle drum machine o una vera e propria batteria. Questa sarebbe un po' l'idea. Avendo anche tutti questi trascorsi musicali, sarebbe bello, ecco, non abbandonare totalmente quelli che sono i nostri strumenti di partenza, diciamo così, e riuscire pian piano a reintegrarli. Non è cosa semplice, perché comunque sia riuscire a trovare il giusto mix tra strumenti analogici e strumenti digitali, insomma musica elettronica e digitale, quindi è sempre una cosa piuttosto complessa. Certo, questa fase, insomma, in cui siamo distanti, stiamo cercando anche in maniera autonoma e singola di portare avanti anche questo discorso, ecco. Ho capito. Avete un progetto futuro per sviluppare qualcosa, qualche altra uscita? Non lo so, state lavorando su qualche cosa in particolare? Allora, al momento stiamo rilasciando in queste settimane alcuni brani inediti, brani che abbiamo composto nella fase iniziale del nostro progetto. Uno è appena uscito la settimana scorsa, si chiama Downtown Gym, che potete appunto sentire nella nostra pagina SoundCloud, e altri due inediti li faremo uscire nelle prossime settimane. Per poi riuscire a completare quello che è il nostro secondo EP, del quale già potete sentire degli embrioni nel mashup che appunto abbiamo composto per Electric Lorem. Che è quello che comunque si sta ascoltando questa sera in trasmissione. Esatto. Dopodiché appunto la volontà è quella di progredire nella produzione, ma soprattutto nella qualità del live. Per far sì che questo avvenga, logicamente dobbiamo ancora suonare tanto dal vivo, ed è per questo che appunto stiamo programmando per gennaio-febbraio alcune date fuori dall'Italia. Certo. Proprio per vedere anche quella che è la risposta al di fuori dei confini a una tipologia di musica che è la nostra, che non è molto etichettabile con una sottocategoria della musica elettronica. Diciamo, riusciamo ad essere abbastanza trasversali e si spera, insomma, che questo sound abbastanza originale riesca comunque sia a risultare fruibile anche per le persone che ci verranno ad ascoltare live. Ok, allora Alessio, io purtroppo vorrei stare al telefono con te per ore. Ti faccio un'ultima domanda e poi magari tutto quello che comunque sono altre domande che io vorrò farti, magari te le mando via mail, mi rispondi e pubblicheremo poi questa intervista anche in maniera scritta, così chi ha voglia magari se la legge approfondisce meglio. Molto volentieri, almeno posso coinvolgere anche Stefano nelle risposte. Sì, sarebbe fantastico certo. Con questo. L'ultima domanda a bruciapelo e poi magari passiamo ai saluti, così ascoltiamo per l'ultima parte della trasmissione la fine del tuo set e anche chi ci ascolta sa di che cosa stiamo parlando. La sensazione più grande che la musica ti abbia mai fatto provare?
Lo chiedo a te perché giustamente non c'è il tuo socio, sennò... Ma personalmente, oltre al discorso di essere un musicista, quello che spinge ogni giorno a comunque sia recarsi in studio e cercare di tirare fuori nuove idee è proprio una vera e propria passione per la musica. E questo avviene, cioè questo lo si percepisce principalmente in alcuni momenti nei quali veramente la musica è capace di portarti quasi in un'altra dimensione. Ci sono stati dei live, per dirti, negli anni passati che per me sono stati veramente una sorta di libidine totale, ecco. Cioè, in quel momento era forse tra le cose più belle che abbia mai potuto vedere e ascoltare, tutto in contemporanea, ecco. Cioè, la musica ha il potere di essere molto, molto trasversale, di riuscire a colpirsi in tutti i sensi. Sì, in effetti spesso può anche toccare punti che comunque non pensi mai che la tua mente possa raggiungere, no? Oppure può farti provare emozioni che realmente tu neanche conosci, no? Quindi di conseguenza ti può spingere veramente oltre la musica. Sì, lo sintetizzerei dicendo che riesce proprio ad elevarti ad uno status di piacere puro, Ok. Allora Alessio, io purtroppo devo chiudere il discorso, però ovviamente noi ci sentiremo e aggiorneremo comunque tutto quello che sarà il vostro percorso e tutto quello che comunque è passato anche per Electric Lore in qualche parte nei nostri siti, nelle nostre pagine che comunque curiamo in maniera maniacale. Volevo ricordare Santiago un ultimo saluto? Certo. Volevo salutare innanzitutto Stefano, il mio socio, come dicevamo, che è a Londra adesso, okay. E dirgli che ci vediamo molto molto presto. Ottimo. E poi volevo salutare soprattutto una ragazza meravigliosa che adesso si trova ad Amsterdam, è Elisa. Ok, fantastico. Vorresti dedicare una canzone a questa ragazza, un pezzo? Quella che arriva adesso non mi piace. Va benissimo. Allora, io ti ringrazio veramente tantissimo per questa conversazione. Prima di chiudere volevo ricordare il vostro, perché io mo parlo con te, mi viene da parlare in singolare, il vostro SoundCloud, che è Gold Street, correggimi se sbaglio. Esattamente. E la vostra pagina Facebook invece? Gold Street Official. Ok, perfetto. Mandiamo il tuo test. Un abbraccio Santiago, a presto. Ci sentiamo, ciao Alessio, grazie ancora. Stiamo ascoltando il set dei Gold Street, che è stato creato appositamente per la nostra trasmissione, ovvero il salotto di Electric Lore su Radio Città del Capo. Io a questo punto passerei ai saluti. Noi abbiamo fatto chiacchiera questa sera. Vi aspettiamo mercoledì da Dinamo per la serata Disclose di Electric Lore. Ci saranno The Chunk Project, ci sarà
Z-Walks con la sua installazione, con le sue installazioni. Ci sarà Alice Blom Sartoria che mostrerà la sua collezione autunno-inverno e Vanessa Dupré che appunto esporrà le foto fatte per lo shooting di Alice Blom Sartoria, quindi questa collaborazione molto 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 bella dal mio punto di vista. E che dire, tutto quello che è stato questa sera lo troverete sul nostro sito che è electriclorem.com, quindi www.electriclorem.com, sulla nostra pagina Facebook che è sempre electriclorem, sul nostro canale YouTube caricheremo la trasmissione per chi questa sera se l'è persa in qualche modo o per chi volesse riascoltarla e farsi delle ghigne. Se volete contattarci la nostra email è sempre la stessa, electriclorem@gmail.com. Che dire ragazzi, io vi saluto, è sempre un piacere stare in radio e farvi ascoltare della buona musica. Seguiteci, ci vediamo mercoledì a Dinamo e giovedì di nuovo in radio alle 23:45 con il salotto di Electric Lorem. Ciao ciao. Mi ero dimenticato di far fare un saluto alle ragazze, perché la loro voce ci piace, quindi
Ho dovuto riaprire i microfoni per forza. Tra l'altro è successo qualcosa che non ho capito, ma non racconteremo. Non lo racconteremo. No, ve lo sveleremo solo mercoledì sera da Dinan. Sì. Ok, quindi per chi ha ascoltato mercoledì, chiedete cosa è successo in radio. Per chi non ha ascoltato, ve lo dirò io. Ma grasse risate, ci facciamo. Bene, dai, bene. Vuol dire che ci siamo divertiti. La cosa più figa, no? Della trasmissione, poi alla fine. Io, ragazzi, vi ringrazio di essere venuti in studio. E noi ringraziamo te. Ribadiamo l'invito per mercoledì alla mostra. Esatto. Mercoledì 14, dalle 6 in poi. Buona. Sì, buona serata a tutti. Grazie. Continueremo ancora per un po' e poi vediamo che succede. Ciao, buona serata. Ciao. Comes the music. Electric Love.